Una vela senza esclusi, nello stadio del Mare di Crotone, doppio appuntamento con la vela paralimpica, dove prima si è svolto un raduno tecnico con i migliori atleti della classe ANSA e, successivamente, la terza tappa del campionato italiano classe ANSA 303. Le imbarcazioni, infatti, si presentano come vele colorate facilmente identificabili e consentono anche a persone con gravi disabilità di poter vivere il mare in semplicità e praticità. Sono diventate dunque uno strumento di inclusione e Crotone fa la sua parte per gli sport paralimpici. Se io dico vela, tu cosa mi rispondi? Tantissime cose, la principale, quella che mi viene in mente subito, è libertà, assolutamente, felicità e la possibilità di poter muoversi in uno spazio senza essere vincolati da strade, semafori e incroci. Eppure la vela paralimpica è un movimento che sta crescendo, ma ancora in cosa si deve lavorare? Ah, devo dire che noi in Italia stiamo dando un esempio davvero grande a livello mondiale, sono orgoglioso di poter dire questo, la Federazione Italiana Vela e tutti i circoli che stanno partecipando a questo movimento hanno visto un qualcosa nella vela paralimpica, ci hanno creduto davvero tanto, hanno investito, stanno facendo tanti lavori e stiamo decollando. E mi auguro che all'estero, soprattutto nei paesi meno sviluppati a livello proprio di vela paralimpica, possano rimanere abbagliati da questo lavoro, dai risultati che stiamo ottenendo e che tutto il mondo cresca in questa direzione qui. Libertà, divertimento, benessere, qualità di vita. E le pongo quest'altra domanda. Quanti pregiudizi ancora vi sono da combattere circa lo sport paralimpico, anche invitando le famiglie con bambini diversamente abili ad approcciare agli sport? Non è tanto il pregiudizio, è che ci sono ancora vincoli, molti vincoli, per esempio ci sono molte strutture che non sono adeguate, per cui una sede a rotelle in particolare ha qualche problema oggettivo, qualche problema di barriere architettoniche, quindi c'è un po' di. Ci sono più problemi di questo tipo che non pregiudizi verso la vela paralimpica. La vela paralimpica sta crescendo, è un movimento che sta crescendo e sta andando piano piano, andiamo a conquistarci fette di mercato, diciamo così. Lei è di? Firenze. Ciao a tutti, sono Alessandra Franchi e per me la vela è libertà, mi dà un senso unico e stare in mezzo al mare è bellissimo. Conoscevi Crotone? No, prima volta qua. Da dove provieni? Da Siena, in Toscana. Come si svolgono i tuoi allenamenti? E gli allenamenti di solito con la federazione facciamo degli esercizi che possono aiutare a migliorare la regata e sono molto proficui e divertenti. Senta, lei come descriverebbe questa esperienza su questo grande mare della città di Crotone? Un'esperienza di mare, Crotone città di mare, condizioni perfette, questa tramontana ci assisterà per tutta la settimana, quindi vedremo sicuramente ottime regate e un ottimo livello. Il mare è un grande stadio della vela che non porge limiti alle persone. Assolutamente no, la caratteristica di questa attività e della vela in particolare è che questi ragazzi comunque imparano a gestire un attrezzo in totale autonomia e in totale sicurezza. Abbiamo parlato anche con il campione Vincenzo Gulino del Club Velico Crotone, campione italiano 2004, della classe ANSA 303. Beh, la vela paralimpica personalmente è uno sport molto inclusivo, lo descriverei sport inclusivo, divertente e con molta agonismo dal punto di vista sportivo. Cosa ti ha insegnato la vela? A superare i propri limiti, cioè quello che dico sempre è che la vela insegna a superare i propri limiti. Il Club Velico Crotone ha presentato la terza tappa del campionato italiano classe ANSA 303 presso la sala consigliare del comune di Crotone, Falcone e Borsellino, e lì era presente anche la nazionale federale. Sì, sono 27 gli atleti, non è un numero abbondante come quelli a cui siamo abituati dalla classe Optimist, quindi dalla Carnival, ma la classe 303 non è una classe particolarmente numerosa.
numerosa. Visto appunto la tipologia di disciplina, la parasailing, che ovviamente non ha numeri altissimi, noi tutta diciamo i club, la squadra nazionale, gli istruttori, il presidente della classe ANSA 303 facciamo un gran lavoro. Una grossa mano ce la dà Venturino Pugliese qui a Crotone, che è il responsabile provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, a trovare appunto dei ragazzi che si vogliono avvicinare a questa disciplina. C'è molta paura infondata, perché l'ANSA 303 è una barca sicurissima e non inaffondabile praticamente. Poi si può andare insieme disabile normodotato, quindi anche l'inclusione è assicurata, e ovviamente è una disciplina che è particolarmente importante per me, perché ho visto quello che ha fatto sul nostro campione italiano Vincenzo Gulino, che è arrivato qui timido e insomma insicuro, e adesso grazie a questa disciplina è diventato un uomo sicuro, strutturato e determinato. Quindi insomma io voglio approfittare per far avvicinare anche i ragazzi disabili del territorio a questa disciplina. Ieri abbiamo fatto un open day, abbiamo invitato alcuni ragazzi dell'istituto Pertini, che si sono divertiti tantissimo, c'erano anche dei disabili che hanno partecipato e che probabilmente continueranno. Quindi diciamo che il nostro impegno è proprio quello di far crescere la classe. Veramente il lavoro che è stato fatto in questi anni dal Club Veneto.